Eccoci qua, con Radio 675, la nuova emittente televisiva, come saprai, che abbiamo attivato a Cecina, come la radio che abbiamo ormai. Ora cerchiamo di. Siamo ancora artigianali per alcune cose televisivamente, anche se siamo ormai potenti. 58esima edizione della Targa Cecina. Ok? Novità, ho sentito tante dall'intervista. Voglia, presenza, previsioni? Allora, le previsioni, come al solito, è di tanta gente che verrà sicuramente a divertirsi e anche a far parte proprio di quei attori, diciamo, che ci sono sui carri, e quindi ci sarà sicuramente una bellissima festa. Come ho detto anche di anzi, è una festa importante per il paese, ma non solo, per i comuni limitrofi, per chi vuol venire anche Certo. dall'estero. Noi abbiamo le nostre due belle sfilate, una settimana importante durante la cosa, la targa, quindi è importante, ecco, che ci sia Che più non è cose, solo diciamo una così. sfilata di carne, No, ma non è è solo una una serie sfilata di dei eventi carri, abbastanza anzi, importanti. c'è da dire che la sfilata dei carri è la coreografia, quello che poi è la cosa più importante, il paleo podistico. Domenica 1 abbiamo quello dei ragazzi più piccoli con la staffetta, e poi la consegna della targa domenica 8 col palio dei più grandi, che è una gara a squadre molto importante perché gli atleti si preparano già da un po' di tempo. È un percorso particolare. Ok, ti vedo bello carico, entusiasta, emozionato per questa 58esima edizione che comincia a essere importante perché ormai è un adulto, Eh è sì, un adulto è un adulto abbastanza. abbastanza importante, ma un adulto che non va mai in pensione, perché Quello più in là no. che va e più si rinnova con un cuore giovane. Allora, in bocca al lupo da parte di Radio 675, ci Grazie. vedremo nei giorni della Con molto manifestazione. piacere. Un grande saluto a tutti. Ciao, saluto a tutti. Ok, siamo in compagnia del nostro meraviglioso assessore che sta partendo ora, è ingaloppato e facendo sentire il valore di quello che sta facendo. Abbiamo chiacchierato, poi avremo altre occasioni di Certo. incontri con noi. A Targa Cecina. Targa Cecina, grande iniziativa, grande importo, grandi cambiamenti anche in Targa Cecina. Sì, cambiamenti, nel senso che sono molto contenta di aver recepito dalla Targa Cecina il desiderio intanto di connettersi con altre associazioni del territorio, poi di allargarsi nei confronti dei ragazzi e quindi di contattare scuole per progetti che comunque la vedono protagonista, progetti che sono sia sportivi sia anche naturalistici. E questo è un elemento importante. I ragazzi ora cominceranno avvicinandosi alla targa a capire quello che è importante come storia del nostro territorio, ma nello stesso tempo anche cominceranno a capire che la targa è non è solo un folklore locale. Insieme alle associazioni e alle delegazioni dei nostri paesi gemellati sarà un modo per diventare europei, per allargare questo tipo di iniziativa anche alla partecipazione di partner europei. Ok, questa Questo è è una l'idea. partenza poi di una serie di Certo. eventi, di iniziative che so che stanno Sì. prendendo come comune e come assessorato all'arte e allo spettacolo, per cui ci saranno grandi Certo. sviluppi e grandi novità. Non ne parliamo oggi perché No. stiamo parlando della targa, ma so che stai tirando fuori gli Sì. artigli per portare l'arte in maniera forte su Cecina. Sì, prima di tutto, sì, l'idea è quella della collaborazione tra le tante realtà artistiche del nostro territorio, associazioni culturali, che sono numerosissime, dicevo, ma spesso lavorano un po', diciamo, in solitaria. E quindi noi vorremmo invece una grande collaborazione perché le forze che Cecina è in grado di sviluppare a livello culturale e artistico sono molteplici e possono esponenzialmente diventare ancora più grandi se si uniscono, se non c'è una competizione fine a se stessa, ma c'è una grande collaborazione artistica e culturale. Questo è l'obiettivo. Allora, intanto ti auguriamo buon lavoro per tutte le iniziative Grazie, e buona grazie a targa. voi e anche a voi buon lavoro. Grazie. Grazie. Ciao a tutti da Radio 675.